Salvi, complimenti, una buona partita contro un'ottima squadra. Bel gol di Arcangelo, voi state tenendo bene, però state ripartendo. Cosa vi serve in questo secondo tempo? Oh, serve mantenere le posizioni come stiamo facendo. Continuiamo a giocare concentrati, sperando che Emanuele Pedro sia chi sia infortunato. Loro sono fortissimi. Niente, ce la stiamo giocando, secondo me siamo la squadra che l'ha fatto soffrire di più nel giro. In bocca al lupo. Prota, una buona partita, state giocando entrambe le squadre bene, forse voi meritate qualcosina in più per i tiri solo che avete fatto. C'è un certo noi a rimborto che le corne che c'ha. No, beh, bravo, stiamo divertendo, bella partita. Peccato un ragazzo della loro squadra si è stirato un po'. Si è fatto un pochino male, spero che riesca a continuare senza problemi. E questo è l'importante, ci divertiamo. In bocca al lupo. Crepi. Buonasera, siamo qui nel post partita che ha visto affrontarsi il Boca contro Genoa. La partita è finita 5-3 per il Boca. Abbiamo qui i due migliori in campo, Iasevoli e Salvi. Andiamo dalla squadra che purtroppo è uscita sconfitta. Salvi, una buona partita contro un'ottima squadra, io penso una delle squadre più forti del torneo, questo è il mio parere. Avete secondo me fatto un'ottima partita, secondo me è un... Questa può essere un trampolino di lancio per le altre, questa prestazione può essere un trampolino di lancio per le altre partite e che sicuramente andranno meglio. Sì, sì, sicuramente abbiamo giocato una grandissima partita di tutta di sacrificio, cuore e tanto Arcangelo. Contro una grandissima squadra sicuramente, però siamo usciti credo a testa altissima. Sì. Faccio complimenti a loro che non sono una delle squadre più forti, sono la squadra più forte del torneo. E poi dicono che c'è un'altra squadra e l'altro girone forte, ma non credo sia a loro livello, loro sono più forti per me. Salvi, comunque in bocca al lupo, complimenti e in bocca al lupo per il proseguo. A chi vuoi dedicare questo tuo migliore in campo? Faccio una dedica a Marco Russo, che oggi è nato suo nipote. Ci tenevo a fare questa dedica a Marco, è nato il piccolo Tommaso. E la dedico anche al suo fratello, il padre, che è il capitano dei Galaxy, Gianni Russo. E auguri. In bocca al lupo per il proseguo, salve. Ciao. Ecco. Ciao. I complimenti a tutta la squadra innanzitutto. Loro abbiamo tenuto testa per tutto il primo tempo e forse in parte del secondo. Un po' grazie al fatto che si chiudevano bene, un po' grazie ad Arcangelo, però alla fine poi l'avete scontata. Allora, prima di tutto voglio ringraziare Salvi per le belle parole, anche loro sono una bella squadra. Oggi si sono divisi per tutto il primo tempo davvero bene, il portiere Arcangelo ha fatto veramente tantissime parate. Noi abbiamo subito quel gol che li ha rimessi in partita con una disattenzione del nostro portiere che ha segnato proprio Arcangelo dalla porta. Vabbè, allora, il punto è questo, è che loro già vi conoscevano, sì, già avevano impostato la partita così. Vi hanno rispettato nel senso che sapevano che tecnicamente voi eravate più forti, quindi hanno cercato di chiudersi e ripartire. Sì. Fatto una bella partita di sacrificio, poi siamo riusciti verso metà del secondo tempo a, diciamo, a scardinare la loro difesa, al portiere che non ci faceva passare in nessun modo, e da lì la partita è andata abbastanza in discesa, è andata bene. Iasevoli, a chi vuoi dedicare questo tuo migliore campo? Guarda, la dedico a tutta la squadra che soprattutto anche oggi si è impegnata al massimo, hanno giocato tutti benissimo, e soprattutto a Caverchio che si è fatto gli ultimi 8 minuti al posto mio per farmi fare un altro gol. Iasevoli, complimenti per i 3 punti e in bocca al lupo per il proseguo. Credi, ciao.